Carla Ruocco, Luigi Di Maio, Simone Ferrali ed Edoardo Bianchini. Grazie. Do il benvenuto agli onorevoli Di Maio e Ruocco. E la prima domanda che voglio fare è all'onorevole Di Maio. Avrei tante curiosità, però insomma parto dall'attualità. Per la prossima settimana è fissato un incontro con il Presidente del Consiglio, nonché segretario del PD, Matteo Renzi, per discutere di un'eventuale modifica, anzi più, di una nuova legge elettorale, visto che temo che il vostro modello sia mal conciliabile con l'Italicum approvata alla Camera, e per le riforme costituzionali. Allora, io le voglio chiedere se non fu un errore quello di non andare a vedere la proposta quando Renzi appunto vi aprì a un dialogo nei vostri confronti. Le spiego anche perché. Non perché Renzi avesse indubbiamente buone intenzioni, ma proprio per cercare di andare a vedere se voleva solo fare quello che poi fece Bersani, ossia venire da voi per crearsi un alibi e poi fare il governo con Berlusconi, oppure se appunto la proposta c'era o no. Se la proposta c'era, era una cosa positiva, perché appunto potevate, forse, poi lo possiamo sapere, però collaborare a una legge elettorale e a una riforma della Costituzione sicuramente migliori di quelli che stanno venendo fuori. Se era una truffa, se fosse stata una truffa, insomma, l'avreste smascherata e sicuramente, a mio modo di vedere, ne avreste tratto giovamento alle elezioni europee. Grazie. Mi sentite? Buonasera a tutti, grazie di essere qui prima di tutto. Io rispondo a lui, ma rispondo anche alle persone lì. Se mi alzo probabilmente i microfoni funzionano meglio, mi dovreste sentire tutti adesso. Allora, questa domanda è ovviamente il tema della settimana, ma sarà anche il tema, diciamo che è stato il tema delle ultime settimane. La questione di andare a sedersi a un tavolo sul tema della legge elettorale. Le proposte di Renzi di allora, giusto per riavvolgere un attimo il nastro, ci furono tre, furono un Mattarellum modificato, la legge dei sindaci e lo spagnolo, l'ispanico modificato. Tutti e tre prevedevano dei premi di maggioranza abnormi che poi gli stessi consulenti di Renzi gli consigliarono di modificare. Quindi quelle proposte erano ben conosciute, furono presentate pubblicamente. Oggi perché noi ci andiamo a sedere a quel tavolo? Perché queste persone, le persone che sono qui davanti a me, hanno fatto una legge elettorale, l'hanno fatta insieme a 200 universitari che le hanno seguiti sul portale del Movimento 5 Stelle, e per la prima volta nella storia si è fatta una legge elettorale che noi chiamiamo Democratellum, visto che ci sono nomi per ogni legge elettorale, gliene abbiamo dato anche uno noi, che è un modello di legge elettorale che è stato fatto punto per punto dai cittadini iscritti al portale con carta d'identità certificati e seguiti da un docente universitario che è il professor Giannulli. Questo oggi ci legittima a portare a quel tavolo questa proposta di legge. Questa proposta di legge che noi abbiamo intenzione di portare nei valori fondati all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Che cosa è cambiato da prima delle elezioni europee? Quello che tutti avevamo in mente. Cioè, signori, noi abbiamo fatto una campagna elettorale in cui ci siamo detti: se prendiamo un voto in più del PD, facciamo crollare, apriamo una crisi di governo, con la crisi di governo si va a votare e si aprono nuovi scenari per l'Italia. Ed era vero, perché tant'è vero che la crisi di maggioranza si è aperta anche col 41% che hanno avuto, basta vedere Chiti, Mineo e così via. Immagino le forze centripete che si sarebbero scatenate se noi avessimo avuto un voto in più del PD. Non è andata così. Adesso abbiamo una prospettiva di legislatura differente e la vostra legge elettorale fatta dai cittadini italiani, da centinaia di migliaia, perché sono 30.000 per ogni votazione, ne abbiamo fatte diverse, che dobbiamo portare a casa. Come faremo? Andiamo lì, ragioniamo, gli spieghiamo una nostra legge.
Oggi in questi giorni si dice: ma perché andate lì adesso, visto che tutta la partita è già chiusa? Prima di tutto la partita non è chiusa perché l'Italicum lo devono modificare al Senato, quindi deve tornare alla Camera, e non sono d'accordo su un mucchio di cose. Secondo, anche sulle riforme costituzionali, l'avete visto, stanno litigando per l'immunità parlamentare, stanno litigando per questioni legate al presidenzialismo. Uno parla di Senato, un altro parla di presidenzialismo. In questo momento il Movimento 5 Stelle non è che sta facendo qualcosa di diverso da quello che faceva prima nella sua volontà di proporre alternative. Che cosa ci siamo inventati? Visto che abbiamo adesso 3 anni davanti di legislatura, perché qui ci dobbiamo rimanere, andiamo ai tavoli di trattativa. Però voi, dopo il tavolo di trattativa, votate sul nostro portale se abbiamo fatto bene o no. Voi ci confermate la risultante di quella discussione. Voi ci confermate se la legge elettorale venuta fuori dal tavolo di trattativa è ancora una legge elettorale che vi rappresenta. E mi permetto di dire che non è un caso che la legge elettorale venuta fuori dalla discussione sul portale è una legge elettorale totalmente diversa da dai 3 modelli proposti a noi, a suo tempo, a noi e a tutte le forze politiche. Ma oggi noi abbiamo un'occasione. Abbiamo l'occasione di poter portare all'interno del dibattito politico sulla legge elettorale le preferenze, che non ci sono nell'Italicum, le preferenze negative, che fanno pensare 2 volte ad una forza politica di mettere gli impresentabili in lista, perché voi quando andate a votare, oltre alla preferenza positiva, potete mettere una preferenza negativa su un candidato impresentabile. Solo questa minaccia fa sì che le liste siano più pulite. E poi noi non vogliamo le ammucchiate. Noi non siamo per il proporzionale da Prima Repubblica, noi abbiamo fatto un proporzionale governante che evita le coalizioni. Che significa? Che non ci si mette insieme per raggiungere una certa percentuale e il giorno dopo si litiga, come hanno fatto le 2 maggiori coalizioni dalle ultime forze politiche. Fratelli d'Italia sta all'opposizione, SEL si è sfasciata, prima all'opposizione, adesso torna dentro. Noi vogliamo che una forza politica si presenti alle elezioni e si assuma le sue responsabilità nel programma e non in meri calcoli di voti. Questo lo abbiamo fatto con la nostra legge elettorale, la portiamo lì, vediamo gli altri che osservazioni avranno. Poi, se preferiscono accordarsi con Calderoli, il padre del Porcellum, per rimettere l'immunità parlamentare dentro le riforme costituzionali anche al Senato e dare l'immunità parlamentare ai sindaci e consiglieri di regione, signore, noi ci avremmo provato, cioè ci togliamo il cappello, perché di fronte a Calderoli io non so che altro dire, sinceramente. Ed è curiosa questa cosa, perché, poi chiudo, in questi giorni si è fatto tanto parlare, visto che noi siamo al centro del dibattito televisivo solo quando ci devono sparare addosso con disinformazione, in questi giorni si è parlato tanto del gruppo in Europa. Guardate, si può pensare quello che vogliamo su Farage, sugli altri che stanno in quel gruppo, ma noi con quella gente non dobbiamo votarci niente insieme se non quello che coincide col nostro programma. Noi dal gruppo che abbiamo formato voteremo insieme ai Verdi, insieme al PSE, insieme al PPE, su tutti i punti su cui siamo d'accordo. È curioso che i media italiani ci chiamano xenofobi, perché abbiamo fatto un gruppo parlamentare in cui non siamo alleati, siamo conviventi, perché condividiamo solo gli uffici, il personale, non abbiamo nessuna linea politica da condividere insieme se non sul programma i 7 punti che voi avete votato alle ultime chi ci ha votato alle ultime elezioni europee. È curioso però che non sento dire dagli stessi giornali che oggi i maggiori partiti che stanno in questo accordo delle riforme costituzionali stanno facendo le riforme costituzionali con un nuovo attore che è entrato in scena, vorrebbero fare le riforme costituzionali con un nuovo attore che è entrato in scena, che è la Lega, che è alleata di Le Pen in Europa, e non gli si dice che sono degli xenofobi, non gli si dice questo, non ci viene accusato il PD di allearsi con gli xenofobi. Allora di cosa stiamo parlando? La Le Pen e la Lega hanno fatto un patto di sangue, sanno benissimo che vogliono stare insieme, si chiamano alleati tra di loro. Adesso stanno aprendo a Calderoli. Noi oggi ci sentiamo la responsabilità di dare un'alternativa e dire a tutte le forze politiche, ovviamente quella di maggioranza oggi è il PD in Parlamento, quindi andiamo da loro, gli diciamo: guardate, voi avete un'alternativa. Quando vi abbiamo detto no, siamo sempre stati coerenti ed era no. Oggi che vi diciamo sì, noi vogliamo fare sul serio. Preferite Calderoli? Preferite Berlusconi? Ve ne assumete le responsabilità, ma noi non vi portiamo una legge a scatola chiusa e vi diciamo
questa è, non si discute. Noi vi portiamo una proposta che crediamo sia valida perché è legittimata da voi, la discutiamo insieme, se andrà bene lo deciderete voi perché ci dovete ratificare quello che avremo discusso al tavolo, e se è così volete ancora dire che è meglio Calderoli o Berlusconi? Ce ne faremo una ragione, vorrà dire che avevamo ragione noi su tutta la linea, ma se non sarà così, allora il Movimento 5 Stelle porterà anche sulla legge elettorale e forse, non lo so, sulle riforme costituzionali un contributo ancora una volta determinante all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Noi abbiamo visto che la prima apparente rivoluzione rispetto alla Prima Repubblica è stata la storia di Tangentopoli. E a che cosa ha portato questa storia di Tangentopoli? A un bel nulla, se non a un peggioramento della situazione. L'ultimo mese è passato in mezzo agli scandali di tutti i tipi e di ogni genere. Ecco, a questo punto la domanda è chiara e tonda. Prima ho parlato dei tre poteri, ora mi concentro su un unico potere. Qual è la posizione, secondo voi, da tenere nei confronti di chi dovrebbe vigilare ed è incapace di farlo? E non ha neanche la volontà di farlo, molto spesso. E trova tutti i trucchi, ogni ben di Dio, per non farlo. Cosa dovremmo fare per risolvere i problemi che questo potere ci crea a volte? Allora, io penso che bisogna un attimo ribaltare questo argomento, cioè se stiamo parlando di corruzione è chiaro, abbiamo visto ormai gli scandali Expo, Mose, a Venezia abbiamo visto che hanno arrestato un sindaco che ha patteggiato, voleva tornare a fare il sindaco addirittura, sappiamo che il ministro Lupi era ed è tuttora una persona che è attenzionata nello scandalo dell'Expo. Noi siamo stati all'Expo, pensate che io ero su questo pullman, io sono abituato sempre a rispettare le persone che in un luogo ci lavorano. Sul pullman del tour dell'Expo, non più tardi di 6 mesi fa, i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno fatto questo giro dell'Expo per andare a vedere se era tutto a posto. C'era questo ingegnere sul pullman che ci diceva è tutto a posto qui, lì vedete, ci guardava anche dall'alto in basso, c'erano colleghi nostri, senatori che facevano gli ingegneri e dicevano guardate che qui state commettendo delle irregolarità. Ma quando mai? Non è vero, è tutto a posto, studiate, così. Hanno arrestato l'ingegnere che era sul pullman con noi quel giorno del tour. Questo ci fa capire che oggi, come sempre, il corrotto tu non lo riconosci, i corrotti sono quella parte di paese, i colletti bianchi, sono tutte quelle persone che ogni giorno sembrano il buon padre di famiglia che ti abita alla porta accanto, che ha la bella macchina, che fa l'ingegnere, che fa il professionista e che poi magari si ritrova in un disastro come quello lì che è successo a Milano. Qual è il punto? Io prima di parlare della magistratura, fermo restando che io non sono uno di quelli che difende la magistratura, io sono uno di quelli che pensa che per esempio noi come Movimento 5 Stelle la responsabilità civile per i magistrati la dobbiamo votare online, noi dobbiamo aprire un dibattito nel Movimento e approfondire questo tema perché non dobbiamo trincerarci dietro delle posizioni ideologiche. Però detto questo, io penso che prima di tutto dobbiamo dare ai giudici i reati da perseguire. In questo paese la legislazione anticorruzione fa ridere, il corrotto si fa dei conti e dice io guadagno 10 milioni di euro, mi devo fare al massimo 3 anni di galera, a me conviene sempre. Andiamo a vedere il falso in bilancio che è stato derubricato, andiamo a vedere quali sono le nuove proposte che si devono fare sull'autoriciclaggio. Beh, guardate, io le ho in borsa, noi le abbiamo portate al ministro Orlando 3 settimane fa, il ministro della giustizia Orlando, gli abbiamo detto guardate è un plico di 40 fogli, se questi 40 fogli li votiamo a maggioranza alla Camera e al Senato, abbiamo portato nell'ordinamento il minimo sindacale che serve a questo paese per lottare la corruzione, per fare la lotta alla corruzione. Dopodiché i giudici hanno qualcosa da perseguire. Ma come possono avere qualcosa da perseguire se i lavori che si fanno in Italia si fanno a norma di legge, senza deroghe? Andate all'Aquila
e andate a chiedere ai giudici su cosa stanno indagando. Vi rispondono: qui la legge non esiste più, è stato fatto tutto con i commissariamenti e con le deroghe. Io su cosa devo perseguire se non ho più il parametro che mi stabilisce se quella persona ha violato la legge o no, se siamo in deroga alla legge? Allora qual è la cosa più normale da fare? È fare i lavori seguendo il codice degli appalti. Se tu deroghi al codice degli appalti, scopri che il 90% delle aziende che stanno lavorando all'Expo di Milano sono tutte con appalti in deroga. Cioè nessuno ha dovuto seguire la normale procedura che un piccolo imprenditore in questo paese deve fare per aggiudicarsi un appalto pubblico in un comune o in una regione, al netto dei raccomandati e delle somme urgenze. Allora qual è la storia? È dire: metti in condizione i giudici di perseguire i reati, butta in galera, cioè metti in galera e butta la chiave dei corrotti e di quelli che ci hanno rubato soldi e che tra l'altro pagherete e pagheremo tutti quanti sulle nostre tasse, a partire dai cittadini di Milano, a partire dai cittadini di Venezia, per parlare di tutto il resto del paese. E secondo, dobbiamo mettere in condizioni le nostre forze dell'ordine di lavorare. Voi ve la ricordate la televendita delle auto blu, no? Io fui criticato perché dissi a Renzi: guarda che tu le auto blu in questo momento non solo non le riesci a vendere, ma ne stai comprando delle altre. A distanza di 3 mesi, di quelle 250 auto blu se ne sono vendute meno di 20, e una di queste del valore che lo Stato ha comprato per 40.000 euro l'hanno venduta ad 800 euro. Allora io ho fatto una proposta molto semplice, ho detto: scusate, è finita la televendita, è finita la campagna elettorale, avete preso in giro i cittadini, adesso facciamo una cosa. Io vi ho fatto un censimento delle auto blu compatibili con funzione di sicurezza pubblica. Trasferite tutte quelle auto blu, incluse le manutenzioni, alle forze dell'ordine che non hanno neanche più la benzina e i mezzi per lavorare, e fatele lavorare con quelle lì. Allora, se noi mettiamo in condizione le forze dell'ordine e la magistratura di lavorare, poi gli possiamo anche dire cosa stanno sbagliando. Ma se io oggi devo sparare, per esempio, sparare tra virgolette, un modo di dire, devo dare addosso alla polizia perché non riesce a fare tutto quello che dovrebbe fare, beh, mi devo passare la mano per la coscienza, perché c'è uno Stato che quando può gli taglia i fondi, e lo sappiamo benissimo. E oggi andate a vedere però perché è stato arrestato quel comandante, quel colonnello della Guardia di Finanza. Chi l'ha arrestato? L'ha arrestato la Guardia di Finanza, l'ha arrestato i carabinieri, l'ha arrestata la polizia. Cioè la parte sana delle nostre forze dell'ordine che arresta se stesso, che non è omertosa. E noi di quelle persone dobbiamo essere orgogliosi. Io quelle persone le voglio mettere in condizione di lavorare. Le voglio mettere in condizione di lavorare ancora meglio, così oltre all'Expo e al MOSE escono fuori anche altri casi di corruzione. Poi, come diceva Carla, è un dato politico. Nell'Expo c'erano il PD e il PDL, lo sappiamo benissimo, con i loro figuri. Nonostante questo, nonostante questo scandalo sia scoppiato in piena campagna elettorale, i cittadini hanno deciso di dare fiducia a quei partiti. Benissimo, se ne prende atto, ma questo non significa che noi arretriamo di qualcosa sui nostri valori. Noi restiamo l'unica forza politica della Repubblica Italiana ad aver candidato alle ultime elezioni 10.000 cittadini incensurati e senza processi in corso, e siamo gli unici, e su questo non si arretra. E quando giustamente prima si chiedeva che cosa pensate di aver sbagliato, io penso che il Movimento abbia sbagliato una cosa, che è nelle cose, è nella sua natura, perché esiste da 3 anni ufficialmente, è il fatto che non è riuscito a comunicare ai cittadini di essere non solo una valida opposizione, perché questo lo pensa il 53% dei cittadini italiani, anche quelli che non ci votano, ma di essere una classe di governo. Su questo dovremo lavorarci, ma il problema non è Beppe Grillo, guardate, io la vedo così. Io la vedo che noi nei meetup ci dobbiamo lavorare, noi gruppo parlamentare, dobbiamo cercare di far uscire sempre di più le nostre proposte. E io stesso mi sono dato, e ho detto già durante i ballottaggi, io lo so che siamo pieni di rancore verso questa classe politica, perché questa classe politica ci ha distrutto il futuro negli ultimi 20 anni con il suo operato, però lo dobbiamo mettere un attimo da parte, è l'unico modo per sopravvivergli, è smetterla di pensare con il rancore verso di loro e cominciare a guardare al futuro, all'idea di città, all'idea di paese, sempre di più. Noi l'abbiamo sempre avuto,
siamo forse l'unica forza politica che non ha mai cambiato il programma elettorale da quando esiste. Questi li cambiano per ogni stagione. Noi non lo abbiamo mai cambiato, è ancora lì sul blog, dal 2009. È il nostro programma elettorale per creare lavoro, per creare una classe politica decente, con delle regole, che significa abbassati gli stipendi, significa che devi essere incensurato, significa che massimo due mandati e te ne vai a casa perché non devi fare il politico di professione. Noi non siamo migliori degli altri. Noi ci siamo solo dati delle regole e cerchiamo di rispettarle, perché il giorno in cui non le rispetteremo più e cominceremo ad andare in deroga a quelle regole, diventeremo come loro e sarà finita anche per noi. Io apro e chiudo una parentesi velocissima sulla responsabilità civile dei magistrati. La responsabilità civile dei magistrati esiste in Italia, è indiretta come credo in qualsiasi paese europeo, forse meno che uno, si ricorda? In Europa mi sembra uno sia, comunque insomma praticamente nel caso in cui il magistrato sbagli per dolo o colpa grave, non perché in primo grado danno torto all'imputato, in secondo grado gli danno ragione, allora il giudice ha sicuramente sbagliato. Se ha sbagliato per dolo o colpa grave, l'imputato si rivale con lo Stato e lo Stato si rivale sul magistrato. Rivalezze nei confronti dei magistrati non è colpa di certo del magistrato, soprattutto la magistratura è l'unico potere, anzi l'unico potere, diciamo, a differenza dei politici, i magistrati condannano i magistrati quando chiappano un magistrato corrotto, come diceva anche lei, delle forze dell'ordine. Esatto. Io non sono d'accordo, io personalmente temo che con la responsabilità diretta sia la fine dei processi, non la fine, ma insomma il rallentamento, le dico la mia posizione personale, secondo me sarebbe la fine dei processi ai potenti, con grandi avvocati, con grandi eccetera eccetera. Le voglio fare una domanda sull'autorità nazionale anticorruzione, perché oggi abbiamo scoperto che il decreto annunciato da Renzi non c'è. Cantone fiducioso aveva detto arriverà tra ieri ed oggi, invece non è arrivato. Ecco, ma a prescindere da questo, io le voglio chiedere quali poteri secondo lei dovrebbe avere l'autorità nazionale anticorruzione per insomma in qualche modo ostacolare questo fenomeno, che ormai è chiaro che non può essere l'unico organo che ostacola il fenomeno, ci dovrà essere, anche perché ha una funzione preventiva. Però insomma, quali poteri dovrebbe avere secondo il Movimento 5 Stelle questo organo e di quali poteri dovrebbe essere dotato appunto Raffaele Cantone? Io c'è una bruttissima abitudine dei governi in generale, ma questa è una cosa che va avanti da 10 anni, l'avete visto, lo vedete ogni volta che si annuncia un provvedimento, anche sull'anticorruzione come sulla questione fiscale adesso del nuovo metodo per la dichiarazione dei redditi, si fanno le conferenze stampa, però non si emette il provvedimento. Quindi invece di emettere il provvedimento si emette una intervista e poi aspettiamo il provvedimento per giorni, a volte anche per 10 giorni, come nel caso del decreto anticorruzione. Quindi che cosa significa questo? Che il governo o la maggioranza dice quello che vuole in conferenza stampa e tu non li puoi contraddire, perché in realtà non hai il testo su cui dire ma fatemi leggere che cosa c'è scritto per capire se vi posso dire che è un provvedimento giusto o sbagliato. Tant'è vero che su questo ci sono diverse mie interrogazioni al governo che dicono proprio di smetterla su questa linea, perché si prendono in giro i cittadini e non si permette all'opposizione di controllare l'operato della maggioranza facendo in questo modo, ma su questo ovviamente non ci ascoltano. E la vera assurdità è questo decreto anticorruzione. Io ero ad un convegno a Napoli con Raffaele Cantone nelle ore in cui il governo stava facendo la conferenza stampa e Raffaele Cantone leggeva dal suo iPad il decreto legge che evidentemente gli aveva passato l'ufficio legislativo di Palazzo Chigi senza che fosse pubblicato e disse io sono molto contento di questo decreto legge. Quindi il giorno dopo tutti i titoli erano Cantone molto contento del decreto legge, ma alla fine il decreto legge non si vede da 10 giorni. Quindi alla fine tutta la storia insieme a quello sulla pubblica amministrazione, quindi tutta questa storia come potete immaginare ha del ridicolo. Detto questo, io vorrei chiarire una cosa su cui è concorde anche Cantone, perché poi ne parlammo a quel tavolo che ho citato adesso. Per me in questo paese la divisione dei poteri significa che il governo esegue le leggi, il Parlamento fa le leggi
e magistratura e polizia controllano le violazioni. Questo che cosa significa? Che non è che dobbiamo creare un super poliziotto di governo per combattere la corruzione, ma mettere in condizione i poliziotti e i magistrati di combattere la corruzione. Ciò significa che non dobbiamo creare un'altra authority nella quale si butta fumo negli occhi e si dice accantona i superpoteri. Le authority sono degli organi di controllo preventivo che fanno un tipo di azione, per esempio di monitoraggio, fanno delle istruttorie e le passano alla magistratura. Lo stesso Cantone disse in quella sede: io non sono un super poliziotto, non credo di avere superpoteri per combattere la corruzione e risolvere il problema della corruzione in Italia. L'unica cosa che hanno fatto è che mi hanno nominato ad una delle authority che deve sorvegliare l'applicazione degli appalti. È chiaro che Cantone, come Superman, non potrà mai controllare l'applicazione del codice degli appalti nel momento in cui si eseguono opere in deroga al codice degli appalti. Ora, andate a vedere tutte le grandi opere in questo paese che si stanno facendo, dalla Salerno-Reggio Calabria fino al Mose o all'Expo, e vedete quante di queste si stanno facendo seguendo il codice degli appalti. Si dice: ma noi siamo in ritardo. Se una classe politica non è in grado di rispettare un cronoprogramma, se ne deve andare a casa. Non è che deroga alle leggi con le sue leggi, perché siamo a questa assurdità. Fanno le leggi per derogare alle leggi e poi ci dicono che vogliono nominare un super consulente di governo. Allora, io Cantone, lo sapete dove lo vedo bene? Lo vedo bene nel momento di produzione legislativa, cioè Cantone va dal governo e dice: dovete fare questa e questa legge per permettere ai magistrati, perché io ero un magistrato, di poter combattere la corruzione. A questo servono i consulenti del governo, non servono a spostare il potere giudiziario nel potere esecutivo, perché sono solo delle marchette elettorali, lo abbiamo già visto in passato, lo abbiamo visto con Bertolaso quando fu nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per risolvere il problema dell'emergenza rifiuti a Napoli e per risolvere il problema del terremoto dell'Aquila. Alla fine Bertolaso è stato indagato, si è dovuto ritirare, ha messo la vergogna in faccia all'Italia e in tutto il mondo, perché ci avevano mandato soldi tutti per l'Aquila, tutti ci avevano mandato soldi e li abbiamo spesi in massaggiatrici per dare gli appalti agli amici degli amici. Questo abbiamo fatto perché è un cortocircuito. Quando un potere dello Stato si mette in testa di fare il lavoro di un altro potere dello Stato, si entra in un cortocircuito e il risultato sono l'Aquila, il risultato sono la Campania, che ci sono delle discariche non a norma che hanno scavato la sera per la mattina per riempirle di quell'immondizia che era in mezzo alla strada, che stanno mandando sulle navi in Olanda una parte dei rifiuti. Questo è stato il risultato, un'emergenza mai risolta, che è tuttora emergenza, soltanto che invece di vederle per le strade e montagne alte fino al secondo piano, adesso ci sono cunicoli e fossi nella terra che scendono per 50 e 60 metri, non messi a norma, che stanno inquinando la falda acquifera. Questo è stato fatto in quegli anni grazie ai poteri di questi superuomini. Noi ci libereremo come paese, come Italia, il giorno in cui smetteremo di credere negli eroi. Da Beppe Grillo a Berlusconi a Renzi, la dobbiamo smettere di credere che ci sia qualcuno che ci risolve i problemi. Noi dobbiamo crescere tutti insieme, e crescere tutti insieme significa dividersi le responsabilità. Significa mettersi in testa che ognuno di noi deve fare un po' di lavoro di autoinformazione, di informarsi, per essere un cittadino più consapevole. Se è più consapevole, quando va a votare, magari invece di andare a votare si candida proprio perché non crede che quelli siano rappresentativi, magari comincia a capire bene chi ci ha risolto i problemi e chi ce li ha provocati. Ma l'unica cosa che non dobbiamo fare più è votare il superuomo, perché votando il superuomo abbiamo creato i disastri degli ultimi 20 anni. Votando delle persone normali come noi, o anche noi stessi possiamo votare se ci candidiamo, proviamo a portare quella normalità del buon padre di famiglia, quelle soluzioni che tutti noi abbiamo in mente ogni volta che vediamo il TG e vediamo che c'è un problema che sembra insormontabile, tutti quanti noi diciamo: ma la soluzione c'è, a portata di mano, sono loro che vogliono prendere sempre la strada più difficile. Se noi portiamo quella normalità nelle istituzioni sempre di più, noi riusciamo ad ottenere risultati positivi per questo paese. Io vi posso assicurare che in questo anno in Parlamento io sono orgoglioso del risultato, dei risultati portati a casa, proprio perché vengono dalle persone normali che hanno portato lì dentro un pezzo della loro vita
e grazie al fatto che si ricordavano chi erano, hanno risolto dei problemi incredibili, hanno combattuto e hanno bloccato le cartelle esattoriali per imprenditori che stavano in mezzo alla strada, le cartelle esattoriali di Equitalia, abbiamo fatto la norma sulle delocalizzazioni che impedisce ad un'azienda che prende soldi pubblici di delocalizzare in Brasile, in Turchia, deve restituire prima i soldi d'ora in poi, ed è una legge dello Stato fatta da noi, l'abbiamo fatta noi. E nessuno ce ne ha mai dato atto, nessuno ce ne ha mai dato atto. Oggi, se andate dall'anno prossimo, dal nuovo anno scolastico, tutte le scuole d'Italia, e lo dovete dire agli insegnanti dei vostri figli, possono avviare il libro digitale gratuito, che significa che in classe studenti e docenti compongono il libro digitale e voi non dovete più acquistare i libri delle case editrici che pesano sulle famiglie ogni anno circa 500-600 euro di spesa, e questo parte da settembre, non c'è più il problema dell'obbligatorietà del testo della casa editrice. Oggi i libri si compongono in classe, si mettono sul sito del Ministero e ogni classe le può scaricare da lì, andate a vedere, c'è già il portale sul sito del Ministero, è un emendamento nostro. Si parla tanto di educazione, poi la finisco. Si parla tanto di educazione alimentare. Che educazione alimentare diamo ai nostri figli se nella scuola c'è un distributore di cibo spazzatura, di caramelle, di Coca-Cola e di tutta quella roba lì? Dall'anno prossimo, grazie ad un emendamento del nostro capogruppo in Commissione Cultura, Luigi Gallo, sono vietati tutti i distributori di cibo spazzatura in tutte le scuole d'Italia. Sono vietati, perché se vogliamo insegnare ai ragazzi a mangiare bene, non gli metti quelle schifezze nella propria scuola. Queste sono cose che abbiamo portato lì con la normalità e gli altri ci guardavano come se fossimo degli alieni, perché non è che nessuno ci aveva pensato, è che nessuno l'aveva proposto, perché queste sono norme scomode che danneggiano delle lobby, danneggiano le lobby che hanno tenuto in piedi questo paese negli ultimi 30 anni e hanno tenuto in piedi e tengono in piedi un'informazione che tutti i giorni distorce qualsiasi notizia, vale per tutti. Cioè lo stile, la distorsione della notizia come agonismo, come sport nazionale dell'informazione. Non c'è una notizia che esce fuori pulita com'è. Non ce n'è una che riguardi qualsiasi forza politica. Poi su di noi si accaniscono particolarmente, ma questo è un altro sport nazionale di alcuni giornalisti.